Aperta a Pordenone la fiera del radioamatore che si estende su 9 padiglioni con 200 espositori. A Pordenone si tiene oggi e domani la fiera del radioamatore, manifestazione di rilievo nazionale per l'elettronica di consumo e l'informatica low cost, arrivata alla sua 57esima edizione. Natascia Gargano. Lei da dove arriva e che cosa ha acquistato? Da Napoli e ho acquistato un mini computer su commissione. Il mondo degli appassionati dell'elettronica è riunito in fiera a Pordenone per la 57esima edizione di Radio Amatore, che conta su 9 padiglioni e 200 espositori. Sono un appassionato radio amatore, diciamo, ho costruito diverse radio e soprattutto sono un costruttore di modellini anche di radio. L'utilità del radio amatore è in due direzioni diverse. Una è volta principalmente alla protezione civile, con la quale lavoriamo fattivamente in ogni attività inerente alle emergenze. Dopodiché l'altra utilità è quella che collaboriamo con i pochi mezzi a nostra disposizione nello sviluppo di nuove tecnologie che vengono poi prese a prestito dalle aziende, dalle industrie e trasformate in prodotti utili a tutta la comunità. Dall'analogico all'intelligenza artificiale. Abbiamo addirittura i Macintosh vecchi, tra i primi Mac e il robot, e la gente fa la fila per capire come la tecnologia si è evoluta in 30 anni. Siamo passati davvero da dover fare le cose alle cose che fanno i robot e le macchine. Novità di quest'anno, l'esposizione è dedicata ai motori d'epoca. 13.000 metri quadrati, Alto Adriatico motori d'epoca, prima edizione, oltre 300 vetture presenti. Due chicche di quest'anno, la prima auto immatricolata in provincia di Pordenone, una Fiat 500 targata PN001 e la Lancia Delta voluta da Agnelli, regalata al calciatore Roberto Baggio.